meglio e vi ringrazio ancora meglio per la vostra partecipazione. Quasi commosso dalle tue parole finali, perché ho colto perfettamente quello che nel libro volevo dire. Tant'è vero che al di là dell'illusione, poi l'altro capitolo centrale è la solitudine, in qualche modo. Non è un libro politico il mio, anche se a sentire le prime parole, il primo intervento dell'amico compagna poteva sembrare che io parlassi solo ed esclusivamente di politica. È un libro sicuramente di riflessione politica e di riflessione sugli ultimi 30 anni che io ho vissuto, prima come politico un po' attivo fino al 1995, poi quando è nata la Seconda Repubblica io mi sono fatto un passo indietro rispetto alla politica. Infatti il giorno in cui sono uscito dal Pirellone era il 2 giugno del 1995 e portando via le mie carte dal Pirellone dissi ai miei amici che mi accompagnavano e girandomi verso il palazzo: se questa è la Seconda Repubblica forse è meglio se mi date indietro la prima, che pure ho combattuto tanto. E da quel giorno non mi sono più occupato di politica nel senso della quotidianità politica, quindi non è un libro di politica. Allora, perché ho scritto questo libro? Lo dicevo un po' all'inizio delle mie prime pagine, della mia presentazione. Ho scritto questo libro per dire che alcune cose l'avevo detto, l'avevo già scritta, assolutamente no, perché come dico sempre nel libro, nulla di più antipatico quando uno dice questo l'avevo detto già io, no? E via dicendo. Ma per ricordarmi e ricordare a qualcuno che l'essere in qualche modo libero di pensiero, come dico io, con la testa sgombra, ragionando con le proprie possibilità, fin dove evidentemente arriviamo a ragionare con le nostre possibilità, porta sicuramente sulla strada della solitudine, perché qui Tocqueville, qualcuno l'ha richiamato prima se ricordo bene, Tocqueville ci insegna che la tirannia della maggioranza è qualcosa di molto ferreo, per cui se tu non sei in quella struttura, come dire, e via dicendo, sei fuori, sei out, direbbe qualcuno. Ebbene, io l'ho vissuto in questo senso la solitudine, perché sono andato sempre contro tempo, tanto è vero che dico che io soffro di un morbo, e il mio morbo è essere fuori dal tempo, perché alcune cose le dico, le ho detto, ho la presunzione di averle dette e poi la storia ha dimostrato che le avevo individuate bene e via dicendo, ma se le dico 30 anni prima rispetto a quello che poi sarà il dibattito politico dopo 30 anni, evidentemente nessuno mi ha ascoltato 30 anni prima, perché mi davano del folle se dicevo delle cose, e nessuno che ne dibattesse 30 anni dopo, perché poi sono tutti padroni dell'argomento, escluso tu che ne parlavi prima e via dicendo. Ed ecco qui la solitudine a cui faccio riferimento. E allora, vorrei dire tante cose, chiaramente devo scorciare tutto perché avendo scritto 300 pagine qui mi piacerebbe parlare di tante cose, ma dovremmo stare qui fino alla domattina, quindi facciamo una cernita. Io sono sempre stato innamorato sin da piccolo, perché è stato un mio autore preferito prima di Popper e degli altri, degli austriaci, di Gaetano Mosca. L'avevo scoperto quando andavo a scuola, ancora dovevo fare la maturità e le ricerche, quindi ero innamorato di costui e di una sua frase in particolare: la politica è intesa nel senso più elevato equivale all'arte di prevedere e prevenire. Io nel mio piccolo, senza essere Gaetano Mosca e senza essere un politologo, mi sono attenuto, ho cercato di ragionare sulle cose che i politici avrebbero dovuto già ragionare ai miei tempi in cui mi occupavo di politica. Ma non lo faceva nessuno, chi è che parlava di quadri, quanto io dicevo qui sta nascendo una formazione un po' diversa, questo anche prima della marcia dei 40.000 del mio ex amico Alisi e via dicendo. E quindi, tanto è vero che quando una sera, lo dico nel libro, passando per puro caso, ero alla stazione di Santa Maria Novella e usciva ancora Paese Sera all'epoca, io mi ritrovai Paese Sera nell'edicola di Santa Maria Novella e dice: hanno marciato in 40.000. Io mi fermai davanti all'edicolo e dissi: adesso cambia il mondo, cambiano le relazioni industriali. Andai al mio partito, che era un partito repubblicano di Pisa, quindi molto modesto dal punto di vista, come dire, della elaborazione scientifica e via dicendo, e cercai di far capire che bisognava mettersi a lavorare sui quadri.
ci sono riuscito o non ci sono riuscito, ma la grande strada mi si è aperta nel momento in cui sono arrivato a Milano e ho incontrato quest'uomo che prima richiamava Luigi Vittorio Olcese, che lavorava già, perché appartenente a una delle principali famiglie manageriali e imprenditoriali di questo paese, e lui stesso uno studioso di queste cose, si arrabattava sul discorso dei quadri. Vabbè, non la faccio tanto lunga, perché ci inventammo da andare a raccogliere le firme davanti agli stabilimenti industriali, portare lo sberleffo dei principali artefici del Partito Repubblicano dell'epoca, mi sfugge il nome in questo momento, quello che faceva facente funzione di Spadolini, il romagnolo Biasini, sì. Il quale mi disse nel suo dialetto come parlavi, ma chi va a raccogliere le firme davanti alle fabbriche? E io dissi, organizzo io, presidente, ci andremo in qualche modo, e iniziamo da Milano. Portammo a quel palazzo lì di fronte, cioè alla Camera, 86.000 firme tutte valide, e avviammo finalmente la modifica dell'articolo 2095 del codice civile. Grande entusiasmo, via dicendo. Taglio molto, lo diceva lui, lo diceva Luigi, era un nuovo soggetto politico, presidente. Era quello che poi per anni voi imprenditori, l'imprenditoria italiana, le organizzazioni imprenditoriali avete cercato e su cui avete puntato. Competenze, merito, era tutto lì, era in questo movimento dei quadri che modificava i rapporti industriali all'interno del paese. Ma lì arriva, come ho scritto nel libro, la mia prima grande delusione, perché mi accorsi che il mio partito si era appagato per le 86.000 firme depositate alla Camera. La Fiat gli stava bene così, avendo espresso un deputato al Parlamento italiano che era Luigi Adisio. Agli altri non gli importava nulla, anzi, in molte delle aziende, in modo particolare anche quelle a partecipazione statale, che avevano le loro organizzazioni di riferimento, ricordiamoci dell'Intersind, dell'ASA, per quanto riguarda i petrolieri, no? E via dicendo, tutta questa gente è frenata, perché sì, il quadro sì, si è diventato quadro, si è più amico dei padroni e cerca di farlo l'amico del padrone. Non avremmo modernizzato nulla andando su queste strade, così come nulla modernizzato. Mia grande prima delusione. Finisce qui un po' il mio ragionamento nei confronti del Partito Repubblicano e quant'altro. Sono andato avanti fino al 92, occupandomi e facendo sempre attraverso il morbo del fuoritempo di cui soffrivo, evidentemente occupandomi del problema della classe dirigente. Come fa un paese ad andare avanti alla classe dirigente? Come si struttura una classe dirigente? I partiti devono cambiare, il sindacato deve cambiare, le riforme vanno fatte, essenzialmente due, quella istituzionale e quella elettorale, bisogna dimezzare il numero dei parlamentari. E le mie idee erano un po' una specie in sedicesimo, come dire, del referendum fatto da Renzi 35 anni dopo, e via dicendo, ma mantenevo aperto il Senato. È apertissimo, era evidentemente eravamo fuori. Dopodiché attraverso un giornale, come dire, io mi sono insieme a degli amici milanesi, ci siamo divertiti a scrivere delle cose di cui qualcuno riporto anche nel libro e via dicendo, dire alcune riflessioni su Napa, questo sociologo americano. Il cambiamento è cambiato. C'è un pezzo mio che il cambiamento è cambiato. Immaginate oggi se dicesse a un grillino che il cambiamento è cambiato, loro che fanno il governo del cambiamento. Il cambiamento non cambia, è cambiato già. Oppure una me la sono appuntata perché è molto bella, trovate nel libro: cacciate l'olio, avrete il baccalà. Lo vidi scritto su un muro di un paese tra la Campania e la Calabria, vecchio dai tempi del dopoguerra, perché quando arrivavano gli aiuti americani il paese era spaccato in due fazioni. Allora una fazione si impossessò dell'olio e l'altro si impossessò del baccalà. Alla fine scrissero che un paese che è rimasto ancora per tanti anni e invece cacciate l'olio e avete il baccalà. E questo mi piaceva molto, perché mi ricordava, come dire, alcune contrattazioni nel mondo politico italiano. Dammi questo e io ti ridò questo. Che poi è quello che vediamo ai nostri giorni tra i due contendenti che siedono nel palazzo di fronte in qualche modo.
Vabbè, al di là di questo, nel 95 presento, e poi smetto con la politica, perché nel 95 non ho fatto più, un manifesto che è ricordato qui, insieme ad un gruppo di amici, con 18-19 proposte, di cui nessuna fu presa in considerazione da nessuno, se non una, che è quella dell'abolizione della leva, ma successe 10 anni dopo il 95. Tutte le altre stanno tutte sul tappeto, perché voglio dire, basta aprire un attimino, se trovo il segno velocemente, alcune di queste, infatti, ecco qui, che vanno dalla netta separazione tra politica e gestione della sanità, all'introduzione del reddito minimo garantito, di cui voglio dire due cose adesso, dalla leva obbligatoria, dell'autonomia impositiva, dell'apparato, del potenziamento dell'apparato giudiziario, tutte le chiacchiere che si sentono in politica e sui giornali ai giorni nostri, perché di queste 19 proposte, ripeto, una sola è andata avanti quando hanno abolito la leva obbligatoria. E qui più solitudine così. Nel 95 allora, con grande solitudine, io non dico che non è per me la politica, sono incapace evidentemente a fare politica, quindi è meglio che dopo di cultura politica faccio un passo indietro e mi comincio ad occupare di alcune cose. Per esempio, qui si diceva una delle 19 cose, l'introduzione del reddito minimo garantito, no? Che può sembrare una cosa molto vicina a quella di cui si parla in questi giorni, che si chiama, aiutatemi, lo studio, non sono dimenticato anch'io. Bene, nel libro io riporto un primo esperimento di reddito di cittadinanza che è stato fatto in Inghilterra nel 1795, in cui legarono i sussidi per la povertà e via dicendo al prezzo del grano, per combattere evidentemente anche lì la povertà e via dicendo. Bene, gli inglesi, essendo molto più pragmatici evidentemente di noi, dopo pochi anni chiusero tutto perché si resero conto, e in qualche modo lo giustificarono anche la chiusura, dicendo che favorire molto la povertà, ma il termine esatto non è favorire, e ne lo ritrovo in questo momento nel libro, cioè anche se ci avevo messo un segno, significava incentivare la povertà. Ma questo è il grillini, non li ha applicato ancora nessuno, perché loro pensano che in qualche modo sono stati gli artefici, i primi ad arrivare sull'argomento. Poi evidentemente dopo degli inglesi nel 1795 c'è stata tutta la scuola del liberalismo internazionale, no? Correggetemi se sbaglio, dalla scuola di Chicago, via dicendo, che ha tirato fuori la storia del reddito minimo garantito, ma che ha una funzione del tutto diversa, cioè assicurare, come diceva Dahrendorf, uno degli altri promotori 35 anni fa di operazioni di questo tipo, a chi è momentaneamente senza lavoro, come dire, di continuare ad averlo, perché se tu non hai nulla di nulla e via dicendo, non è compito se non quello dell'assistenza generale di venirti incontro e non farti morire di fame, ma dare il lavoro e dare assistenza sono due cose diverse in qualche modo. Detto questo, cerco di tagliare. Con Società Libera, e qui abbiamo uno dei fondatori, Andrea Marcucci, insieme a Sartori, a Matteucci, che a me non ci sono più. Ripeto, per una marcia indietro, piccola marcia indietro, già nell'88 io ho scritto un documento che ho riportato al libro, riportato quindi individuabile, scritto nell'88, non ieri come qualcuno potrebbe dire, no? Perché tutto ciò che è scritto qui è documentato, io conservo gli originali. Fatto anche io sulla soppressione degli uffici di collocamento, che sarebbero gli antenati di quelli che vogliono riformare adesso. Io nell'88 dimostrai che era roba che non serviva a nulla, perché avendo anche esperienze da direttore del personale, finché l'ho fatto e via dicendo, ho anche detto che in Italia un direttore del personale o un management in generale deve trovare delle risorse, non va all'ufficio di collocamento, non c'è mai andato nessuno all'ufficio di collocamento.
ufficio di collocamento in questo paese è servito a timbrare il cartellino della disoccupazione, che è cosa diversa che trovare lavoro. Presidente, mi correggo se mi sbaglio. E quindi non abbiamo né tradizione né esperienza dell'ufficio di collocamento e né dei loro figliocci, che sono gli uffici che devono riformare il centro per l'impiego. Va bene, tralasciamo tutto il resto, se no vi annoio molto. Nel libro, lo diceva anche Andrea, c'è una parte politica che fondamentalmente finisce nel 95, poi quando inizia la società libera, sì, c'è, ma c'è della cultura politica, non c'è più quotidianità politica nel libro e via dicendo. E in modo particolare io mi sono dedicato a tre grandi aspetti della speculazione dell'uomo sulle cose, che sono la politica internazionale, i diritti umani e il crimine organizzato, perché oltretutto sono tre grandi argomenti che il mondo liberale non recepisce. E qui anche in sala c'è qualcuno che, come dire, potrebbe giustamente dire, ma come mi è stato detto, i liberali in genere non marciano alle marce per i diritti umani e per i popoli oppressi. Io ho sempre contestato questa cosa, tant'è vero che qua alla fine abbiamo molti amici delle varie comunità in giro per il mondo e per l'Italia, abbiamo una qui che si è nascosta, che è venuta addirittura vestita da tibetana, eccola lì, si è nascosta, adesso è spostato, ma perché? Perché se vogliamo essere credibili, cioè se il liberale parla continuamente di libertà economica, di concorrenza, di quello che vi pare, ma non pone al centro la libertà individuale e le libertà individuali, io mi sono sempre chiesto, ma questo interessamento dei liberali dove finisce? A Brennero? Poi tutto ciò che succede al di là del Brennero è di scarsa importanza per i popoli oppressi, quant'altro e via dicendo. Ecco perché come società libera ho cercato di spingerla sul versante dei diritti umani, di cui fondamentalmente non gliene frega niente a nessuno. Io qui dentro ho scritto nel libro che sui diritti umani, al di là delle chiacchiere della gente che va in televisione, blatter e via dicendo, ho conosciuto solamente una persona che si è occupato realmente dei diritti umani, e questo signore si chiamava Marco Pannella. Tutto il resto è finzione. Chiudo qui perché sennò mi porta molto lontano. L'altro punto, la politica estera. E allora qui, come dire, siamo invitati a nozza, Andrea, la politica estera, siamo in un paese in cui non gliene importa nulla a nessuno, difficilmente qualcuno capisce qualcosa di politica estera. Io racconto sempre ai miei amici più vicini che non più di qualche settimana fa ho visto in televisione una deputata, una senatrice di Forza Italia, e interrogato la trasmissione televisiva, parlavano di Siria, non Siria, e quello che era appena successo, e io ho capito perfettamente che lei non conosceva, lei parlava della Siria ma senza conoscere la Siria dove era, non conosceva i confini della Siria, però parlava di scacchieri, di cose, tanto per parlare, perché era stata invitata in televisione a parlare della Siria. Un giornalista serio gli avrebbe dovuto dire a quel punto, scusi signora, visto che continuiamo a dire delle cose che non hanno un po' né capo né coda, ma la Siria con chi confina? E abbiamo chiuso il discorso, ma siamo in un altro tipo di televisione. Detto questo, sulla politica estera, io inizio tutta la filippica, per chi ha avuto la bontà di leggere il libro sulla politica estera, ricordando un libro di Kissinger in cui Kissinger scriveva quando venivo in Italia e parlavo con il vostro presidente Aldo Moro, questo, mentre io parlavo di politica estera, lui si addormentava sulla sedia e manco mi seguiva. E questo è l'interesse della politica estera italiana. Poi tutto ciò che ci capita in politica estera ce lo spacciamo, ce lo vendiamo molto bene. Adesso, non per dare un dispiacere a mio amico Andrea, ma voglio dire, gli uomini del suo partito, il presidente del suo partito, non Renzi, Renzi adesso è rivalutato da me in maniera incredibile, ma Gentiloni, no? A Taormina 2 anni fa, qualcuno di voi lo ricorderà, a Taormina 2 anni fa, a un certo punto succede che alla conferenza stampa finale se ne vanno la Merkel, Trump e Theresa May, cioè, non era più un G di un qualche significato. Bene,
Il giorno dopo io trovo scritto sul giornale che dichiarazione di Gentiloni che era stato meraviglioso questo G7, perché c'era stata una interazione tra le varie componenti, tutte cose che non c'erano manco. Allora continuiamo su questa strada e via dicendo. Allora, a noi perché ci interessa fondamentalmente, perché ci dovrebbe interessare fondamentalmente la politica estera? Essenzialmente per due ragioni. La prima, perché gli equilibri nel mondo vanno cambiando, già cambiati e cambieranno sempre più. Io parto dal presupposto che esistono tre imperialismi in questo momento, dico qui, russi, americani e cinesi, che ci piace o no. Tutto il resto è contorno, come quanto noi mangiamo, primo, secondo, e poi se ci abbiamo ancora un po' di pane, un po' di insalata, la possiamo anche non mangiare. E quella è l'Europa. Quella è l'Europa. Io so che in giro ci sono molti amanti dell'Europa, no? E via dicendo. Allora prima qualcuno mi ha intervistato, non mi ricordo chi, e gli ho detto, ma agli europeisti, manna, bisognerebbe dire che nel momento in cui l'altro giorno hanno fatto l'accordo della Aquisgrana sulle ceneri di Carlo Magno, poverino, voglio dire, andato da un'altra parte almeno ha fatto. Macron e Merkel. Sì, Macron e Merkel. No, sono tutti europei. Hanno fatto la cosa. Si sono fatto la cosa, dice allora la Francia ti aiuta ad avere un posto nel Consiglio di sicurezza fisso alle Nazioni Unite e via dicendo. Se gli europeisti vogliono fare la battaglia, non è che devono pigliare il posto una volta il francese, poi l'inglese e poi il tedesco perché fra di noi ci mettiamo d'accordo. Fate la voce grossa e chiedete un posto per l'Europa al Consiglio di sicurezza. Allora, detto questo, ci interessa perché cambieranno gli equilibri e ci interessa perché è in atto un feroce colonialismo cinese sul continente cinese sul continente africano, di cui qui non si parla, se ne parla poco e via dicendo. Io facevo sempre un esempio ieri sera quando ho visto in televisione l'altra sera in quel palazzo il presidente del Consiglio ha ricevuto il presidente dell'Etiopia e poi c'era un giornalista, non mi ricordo, del TG1 o TG2 che commentava, perché poi l'Etiopia è un paese di 105 milioni di abitanti, il secondo paese in termini di popolazione, e viene dicendo che ha bisogno di strutture, infrastrutture, dicendo, a me mi ha scappato a ridere, perché io ho visto, grazie anche della pubblicità cinese, perché loro poi te la fanno vedere, sono capaci di trasmettere quello che fanno, e viene dicendo, hanno costruito delle magnifiche linee ferroviarie in Etiopia che vanno da Addis Abeba a Djibouti, hanno costruito nella capitale dell'Etiopia, da Addis Abeba, un sistema modernissimo di filobus all'interno della capitale come trasporti urbani della città. A me veniva da ridere che questo signore che veniva presentato come un poveraccio e via dicendo parlava con un presidente del consiglio di una capitale in cui gli autobus manco ci fanno e siamo noi. E allora questo per dire che tutto ciò che noi maneggiamo, io non sto da nessuna parte, se hai capito, tutto ciò che noi maneggiamo lo dobbiamo prima ripulire dalla retorica, dai luoghi comuni, dal politicamente corretto, perché non è vero che in Africa stanno tutti a morire di fame, non è vero, ne potremmo parlare per ore intere e tutti sono anche dei dati, e qui ci sono anche dei dati. Ma al di là di questo e via dicendo, il problema però si pone delle migrazioni e via dicendo, allora hai tra quelli che sono completamente accogliamoli tutti, con l'altro discorso, non accogliamo nessuno, e via dicendo. Allora io mi sono permesso di dire che tutti questi ragionamenti non vanno più fatti a Bruxelles, perché Bruxelles non è in grado, visto che sono i 27 spaccati tra di loro, non è in grado di venire a capo di un ragionamento di questo tipo. I cinesi, avendo mandato da queste parti, cioè in Italia, negli ultimi anni 700.000 extracomunitari, contemporaneamente hanno esportato, chiamiamoli con un male modo, hanno fatto sì
che dalla Cina andassero ad abitare, a prendere la residenza in Africa 3 milioni di cinesi. Quindi mi sembra che l'equazione sia: ne cacciano 1 milione e se ne importano di 3. Sono dei vasi che vanno così, queste non sono chiacchiere che si è inventato l'Ida, basta andare sui dati sia che forniscono i cinesi sia su alcune, su alcuni siti internazionali e via dicendo. I cinesi hanno costruito, tra le tante cose, qualcosa come 6-7 città da 500.000 abitanti l'una, cioè hanno costruito 7 città della capacità ricettiva di un Firenze e di un Bologna che sono completamente vuote. Non è chiacchiera giornalistica, vi prego, andate sui siti che vi pare, sui canali di ricerca e via dicendo, mettete costruzioni cinese, nuove città e li vedete, ve li fanno vedere. Ci sono le fotografie, ci sono grandi grattacieli con l'illuminazione, c'è di tutto. Sono completamente disabitati, perché non sono stati costruiti per i poveri africani e via dicendo, ma sono stati costruiti essenzialmente per... Invece mi dice che non solo l'Africa, anche il Tibet. Il Tibet dobbiamo scontarlo. La novità è quella, il Tibet che vi massacrano dal 53, quindi... per non perdere tempo ulteriormente, perché il governo cinese ha stabilito che nei prossimi anni 30 milioni di cinesi si devono trasferire in Cina. In Africa. E quindi come lo giochiamo? E allora se c'è qualcosa da riprendere da questo punto di vista è essenzialmente su tre poli. Se dobbiamo parlare, non a Bruxelles, dobbiamo parlare con i cinesi, presenti in 40 paesi del continente africano su 54, ne dobbiamo parlare possibilmente con un ONU rinnovato, se ci fosse, ne dobbiamo parlare anche perché andrebbe utilizzato la forza di interposizione africana, va bene, il cui comando sta a Mogadiscio e qui dispongono anche dei soldati. Allora intervengo in Libia, perché pensare ai nostri scarponi e non agli africani stessi? Diventa troppo difficile, troppo lungo e via dicendo. La riflessione, voglio dire, va fatta quindi sui diritti umani, va fatta sulla politica estera e via dicendo, vi risparmio quella che va fatta sul crimine organizzato, dove il paese come al solito sarà perdente, ma non perché sarà perdente perché siamo perdenti geneticamente, perché bisognerebbe dire per esempio al presidente, uno del vicepresidente del consiglio, che quando ha arrestato qualcuno qualche settimana fa ha detto adesso vinciamo contro la Camorra pure, mi riferisco a uno che si stava pure simpatico qualche tempo fa, che si chiama Salvini. A Salvini bisogna spiegargli che se si mettesse a studiare qualcosa si renderebbe conto che la Camorra è arrivata a Napoli a seguito delle truppe spagnole, tanto è vero, nei quartieri spagnoli di Napoli c'era il loro fondamento, e stiamo parlando del 1600 in poi, fino al 1600, al 2100, sono 450 anni che qualsiasi governo, dai Borboni a quelli all'Unità d'Italia, a chi vi pare a voi, cerca di combattere questo fenomeno in 450 anni, e non si combatte e non si chiude col decreto che ha fatto Salvini. Siamo al di là del bene e del male della politica, quindi, e vado a chiudere, secondo me al di là di quello che ci siamo detti oggi come oggi ci sono degli spazi enormi per chi ha voglia di ragionare e di non fare il partigiano, di chi ha voglia di studiare realmente problemi e non guardare al volo le trasmissioni televisive di sera, a chi ha voglia di non portare, come dire, il cervello su delle piattaforme preparate dagli esperti. Una volta si direbbe di partiti, ma oramai i partiti non ci sono, di vari gruppi, chiamiamoli così, e via dicendo, e specialmente per dei liberali come noi che partono dal presupposto che la ricerca non deve mai una fine, non deve avere mai fine, che c'è bisogno di confutare le nostre stesse congetture e via via, gli spazi sono enormi. Io mi fermo, ho rubato tanta roba.